Un momento di attualità molto importante, è appena uscito in Italia un film bellissimo e straordinariamente significativo, un film che ricorda a tutti noi e soprattutto ai più giovani che magari per la prima volta ne sentono parlare in maniera così precisa, uno dei fatti più atroci della storia del mondo, della storia dell'uomo, lo sterminio di più di 6 milioni di ebrei ad opera dei nazisti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente sto parlando dell'ultimo film del regista Steven Spielberg, Schindler List, la lista di Schindler, appunto appena uscito nei nostri cinema, sta facendo già discutere tutta Italia dopo aver fatto parlare l'Europa e gli Stati Uniti, sta facendo discutere in senso positivo perché appunto molti giovani hanno scoperto e stanno scoprendo e scopriranno grazie a questo film di quali atrocità si sia macchiato il genere umano per colpa dei nazisti pochissimi decenni fa. Vediamo un momento di The Schindler List di Spielberg. Erano alcune immagini da The Schindler's List di Steven Spielberg, la lista di Schindler. Schindler era un imprenditore tedesco che appunto riuscì a compilare una lista di 1100 ebrei, sottraendoli ai campi di sterminio, dicendo ai nazisti che li avrebbe fatti lavorare nelle sue fabbriche e in questo modo li ha salvati dai forni crematori. Abbiamo oggi in studio uno di quei 1100 esseri umani salvati da questo controverso personaggio di cui parleremo adesso. È il giudice della Corte Suprema di Israele, adesso in pensione, Moshe Beinsky. Benvenuto, signor Moshe, grazie per essere venuto qui in famiglia. Accanto a lui c'è una piccola Schindler, non era un'imprenditrice, era una balia, diciamo sì, così. Una bambinaia. Una bambinaia, è la signora Ida Brunello, una signora italiana che ha salvato 3 bambini, anche loro a rischio di una morte terribile solo perché ebrei. Pensate quale assurdità e quale atrocità. Più tardi la signora Brunello ci racconterà la sua storia. Cominciamo però con il signor Moshe, con il signor Moshe Beinsky. Lei ha visto il film, signor Moshe, il film di Spielberg? Sì, l'ho visto. L'ho visto. Che cosa ha provato a vedere la sua storia raccontata in un film? Ma il fatto si basa su... Il film si basa su fatti veramente accaduti. Ma ci sono stati degli accadimenti, dei fatti che sono stati molto più gravi di quello che è stato descritto nel film. Quello che è successo nei campi di concentramento è stato molto più grave di quello che è stato fatto vedere nel film. Comunque Spielberg descrive quello che è veramente stato l'olocausto in ogni caso. E infatti Spielberg non ha voluto probabilmente raccontare e far vedere tutto quello che di spaventoso succedeva nei campi di concentramento e poi di sterminio messi in piedi dalla macchina nazista. Signor Beinsky, lei a 20 anni fu portato in uno di questi campi, campi nei quali perse complessivamente 20 parenti, 20 congiunti. Dopo essere sopravvissuto a 2 anni di maltrattamenti, fu inserito nella lista di Schindler. Come seppe, chi gli disse che questo imprenditore lo aveva chiamato e quindi in qualche modo salvato perché lo portava nella sua fabbrica? No, it was so that Schindler employed at this time nearly 800 Schindler a quel momento utilizzava circa 800 impiegati, 500 operai. Ma poi quando le truppe russe si sono avvicinate a Cracovia, Schindler ha cercato di trasferire questa industria in Cecoslovacchia. E quindi ha ottenuto un permesso per portare con sé 1100 prigionieri nella nuova fabbrica ed ha creato un nuovo spazio per altri 300 per raggiungerli agli operai originari. E quindi io ho fatto parte di questa lista come uno dei 300 operai addizionali aggiuntivi che sono stati aggiunti. Questo è stato nell'ottobre del 44. Se io non fossi stato nella lista di Schindler, probabilmente sarei stato mandato ad Auschwitz o ad altri campi di concentramento e di sterminio. E soltanto grazie al fatto che io fossi nella lista sono rimasto vivo e sono sopravvissuto fino ad oggi. Adesso sono passati 50 anni. C'è infatti nel film una battuta del ragioniere di Schindler, che tra l'altro il bravissimo Ben Kingsley, che dice proprio alla fine della lista si apriva il baratro dell'inferno, il baratro della disperazione. Parliamo un attimo di Schindler. Schindler era un imprenditore tedesco.
tedesco che fece molti traffici con i nazisti, probabilmente corruppe anche, ecco la foto di Schindler, corruppe molti gerarchi nazisti, c'era tutto un giro di provviste, di liquori, di donne. Questo però gli consentì di avere una certa libertà di azione. All'inizio lui chiese agli ebrei nella sua fabbrica semplicemente per non pagarli e quindi abbassare i costi di produzione. Quando si rese conto che invece doveva utilizzare la sua influenza per salvare degli esseri umani che rischiavano di essere massacrati, anzi che certamente sarebbero stati massacrati. Schindler employed since 1939. He bought a factory in Poland. Dal 1939 Schindler ha comprato un'industria in Polonia e all'inizio ha cominciato ad utilizzare circa 600-700 prigionieri ebrei. E di tanto in tanto aumentava questo numero fino a raggiungere gli 800, ma ciò che è importante è che sin dall'inizio gli ebrei sono stati perseguiti in Polonia in modo terribile, ma i prigionieri che lavoravano nel campo di Plaszow avevano delle condizioni ben diverse, perché Schindler li trattava come esseri umani, erano prigionieri. Ma avevano del cibo da mangiare, erano trattati in modo diverso, nessuno veniva eseguito. E tutti sapevano che se avessero lavorato con Schindler sarebbe stato molto più sicuro per loro. E tutti cercavano di lavorare per Schindler, ma era impossibile. E per me, per questi altri 300, che siamo riusciti ad arrivare nel 1944, è stata una fortuna. Schindler era un essere umano che ci ha aiutato, il suo aiuto era molto importante. E nel 1944 ci ha portato in Cecoslovacchia ed è rimasto con noi fino all'ultimo momento, così come aveva promesso, fino a 5 minuti dalla mezzanotte, e così aveva promesso e così ha fatto. Alla fine di questa vicenda i 1100 ebrei ed ebree salvate da Schindler gli regalarono un anello ricavato da un dente d'oro di uno dei prigionieri salvati, e su questo anello incisero una frase bellissima tratta da uno dei libri sacri dell'ebraismo, dal Talmud, una frase che dice: chi salva una vita salva il mondo intero. Lei ha avuto modo di incontrare ancora Schindler dopo la guerra, di ringraziarlo personalmente? Il problema dell'anello è che nell'aprile del 1945 non avevamo nulla, assolutamente nulla. Volevamo fare un regalo a Schindler, ma non avevamo assolutamente nulla. Ed uno dei prigionieri ha offerto il suo dente d'oro, ed è questo dente uno dei gioiellieri tra di noi ha ricavato un anello. Io non sono sicuro che l'iscrizione sia stata fatta sull'anello, è stata fatta su una lettera che abbiamo mandato a Schindler. La seconda domanda è se noi siamo rimasti in contatto con Schindler. Beh, Schindler nel 1947 è andato in Argentina e mi sono stati $50,000 di modo che lui potesse sostentarsi in qualche modo in Argentina, potesse restare con la... E lui è rimasto con la sua moglie fino al 59, quando è ritornato in Germania, e poi abbiamo rinnovato i nostri contatti. Per la prima volta lui nel 60 poi è andato in Israele. E per un totale di 245 sopravvissuti ci siamo riuniti in Israele. Poi lui è morto nel 74 e fino al 74 lui è andato in Israele 17 volte e dove rimaneva per dalle 4 alle 8 settimane. Noi siamo rimasti in contatto, lui non poteva lavorare dopo la guerra, non era in grado, questo era Schindler. Durante la guerra lui faceva il mercato nero, guadagnava molto denaro e poteva riuscirci, ma dopo la guerra era rimasto praticamente senza un reddito e noi abbiamo dovuto sostenerlo per tutti questi anni. Grazie signor Beinsky, dunque abbiamo voluto parlare di queste